Allora, coach Marzolo, primo anno di Serie 2, però siete già una bella realtà, insomma. Sì, la squadra, come dici tu, è il primo anno che affronta questo campionato. Per noi è ambizioso e allo stesso tempo molto, con grosse speranze. Abbiamo dei giovani che francamente sono il futuro della pallamano e noi vogliamo puntare tutto su quello. Purtroppo, come sapete, all'Aquila abbiamo un po' di problemi di impianti causa terremoto, quindi riusciamo a allenarci un po' a corrente alternata, però le ambizioni non sono, le ambizioni sono quelle di crescere. Poi se riusciamo a vincere qualche partita va bene anche così. Tornando alla partita, primo tempo tutto sommato insomma, abbastanza agevole per voi, seconda ripresa insomma, più sofferta, però avete condotto dall'inizio alla fine. Sì, guarda, il primo tempo abbiamo giocato bene, come hai detto tu, per quel poco che eravamo riusciti a preparare in settimana. Secondo tempo ci aspettavamo d'altronde, non potevamo credere che il Monte Prandone fosse così rinunciatario come quello del primo tempo, per cui ci aspettavamo una loro reazione che puntualmente è avvenuta, ci hanno messo sotto in alcuni tratti del secondo tempo ampiamente. Bravi ragazzi miei a riuscire a non innervosirsi e a mantenere il risultato fino alla fine. La prossima con la Città Sant'Angelo, che è una delle favorite del girone D. Sì, come dici tu, purtroppo, cioè, purtroppo prima o poi doveva succedere, incontreremo la corazzata Città Sant'Angelo, autentica outsider del girone. Noi proseguiremo nella nostra fila, ovvero di fare esperienza e di far crescere i nostri ragazzi. Coach, primo tempo sofferto, secondo tempo insomma molto più positivo, parziale di 6-2 inizio ripresa, poi anche 4-0, ma non ce l'avete fatta. Sì, la partita si è messa male il primo tempo, abbiamo fatto un primo tempo diciamo catastrofico. 19 gol, una squadra prende 19 gol il primo tempo è tantissimo. Dopo il secondo tempo abbiamo reagito un po', ma purtroppo le condizioni della squadra attualmente secondo me non ci permette di fare più di quello che stiamo facendo. Spero che in settimana, la prossima settimana rientri qualche nostra pedina fondamentale di questa squadra per incominciare a vincere qualche partita. Tre sconfitte filate, due in casa. Come si riparte da questa situazione? È molto dura, devo lavorare parecchio per far stare tranquilli i ragazzi, anche perché oggi si è visto che anche il primo tempo stavano molto agitati perché volevamo questa vittoria, purtroppo non è arrivata neanche oggi. Devo lavorare sulla mente, sulla testa per cercare di tranquillizzarli e cercare di fare qualche risultato positivo. La prossima ad Ascoli è quasi uno spareggio. Sì, diciamo che è quasi uno spareggio, il campionato ancora è lungo, quindi prima di tutto pensiamo a vincere qualche partita, poi dopo si incomincerà a pensare se è uno spareggio o no e vediamo quello che dobbiamo fare per il proseguo.